Tira la leva e spunta. Preparati, Reyes. Il cerchio del sole. Proprio dove mi volevi, vero, Asera? Reyes! La tua gente gettava i miei in quest'area. Sacrificando per le macchine nel nome del sole. Ora tocca a te, Cargia del Leone. Sole ombra! Un rogartiglio! Sbrigarmi a raggiungere Asera. Asera! È finita! Ferma questa follia! Asera! Ferma! Se muoio, il mio sangue servirà ad accendere il fuoco che brucerà il dominio. Della mia vita. Morirò come dico io. Ah! Asera! La meridiana è a sola. C'è qualcuno laggiù. Resisti! Veniamo subito a prenderti! Hai ucciso Asera? Sì, è caduta. Ma hai visto il cadavere? L'ho vista cadere da una rupe. L'assalto è finito. Le esche distrutte. Il dominio è al sicuro. Almeno per adesso. È meglio che il protagonista sia Urid, la freccia del sole. Non posso accettare questo merito. Pensi che la gente accetterebbe che sia stata l'ombra di Itamen? Tutto ciò che la gente del dominio deve sapere è che delle macchine sono state distrutte. I nostri nemici non devono scoprire un tale potere. O altri lo vorranno. Comunque sia, noi sappiamo la verità. Reyes, puoi tornare a Meridiana. È ora che mi lasci il passato alle spalle. Certo, ma forse alcune porte si apriranno se diremo in giro che l'ombra di Itamen è morta alla rocca Pietra Sole. Che un soldato prigioniero dei Cargia delle Ombre è ora libero di camminare di nuovo nella luce. Puoi esplorare il dominio, Reyes, ma sappi che potrei avere ancora bisogno dei tuoi servigi. Urid. Papà sarebbe fiero di te. Sarebbe fuori di sé. Era un bastardo. Sarà ereditario. Cammina nella luce. Oh, io resto qui. Qualcuno dovrà pur tenerti d'occhio.